Bags or personal items on board the train and leave the place you occupy clean. Thank you. Good morning. By Trenord. I viaggiatori troveranno il treno regionale 24842. Lo scoiattolo, cari amici. Qua a Milano, finalmente. Eccolo, eccolo. Scoiattolino. Tutto per noi. Facciamoci un giro insieme, scoiattolino, ciao! Cari amici, una bellissima giornata perché siamo al Parco di Portello. Perché Parco Portello? Cosa rappresenta Portello? Qua c'era le macchine, qui sorgeva l'Alfa Romeo, che era una storica fabbrica di automobili, che poi è stata naturalmente, quando si è trasferita ad Arese, ha abbandonato il sito ed è stata abbattuta col tempo per creare questo parco, perché già qui a Milano ci sono esperienze di come il Monte Stella, dove ci sono tutte le macerie della guerra, e già sulle macerie, quindi sulle macerie di una fabbrica che poteva essere un urbex, per dire, abbandonati, invece hanno creato qualcosa. Poteva far comodo a noi che la visitavamo, vabbè. Purtroppo, vabbè, importante, cari amici, quindi un sito di lavoro. Noi riprendiamo sempre questi luoghi che fanno parte del lavoro, che partono bene, Mauro? Sì, beh, sì, perché alla fine, insomma, noi tanto tempo che... Noi viviamo di lavoro. Noi viviamo di lavoro, non abbiamo altre fonti di reddito. Beh, a parte il reddito di cittadinanza, ma quella è una cosa a parte. Diciamo, però il lavoro è importante comunque, perché giustamente il lavoro, come che fa? Il lavoro mobilita. Nobilita l'uomo, ecco, nobilita l'uomo e quindi di conseguenza lo rende utile il lavoro. Ti rende utile a te, fai qualcosa per la società e poi soprattutto anche ti arricchisce, no? Ti arricchisce. E quindi di conseguenza credo che questo era un luogo di lavoro che adesso è diventato un luogo di svago. Tante fabbriche come a Laveno, che c'era la ceramica. E la Ginori, no? Sì, sì. Richard Ginori. Sappiate, cari amici, erano fabbriche di migliaia di dipendenti, migliaia di persone. No, io dicevo prima con Jenny, forse dicevo anche delle stronzate, però dicevo prima con Jenny che quando queste fabbriche, una volta negli anni 70, le fabbriche, anche la Breda, c'erano cioè, la Pirelli, sai, no? Erano tantissimi operai, quando facevano sciopero facevano paura, questo è un dato di dire. Sì, però... Perché adesso non scioperi, esiste più... Gli scioperi perché li facevano? Per avere la settimana corta. Sì, ma anche per i diritti, per il salario. Per i diritti, non so se il salario, che adesso chi è che sciopera per il salario? Una volta però c'era la scala mobile era quella... Non quella della, che si porta su nel supermercato, diciamo quella che... Quando arrivava, cioè la scala mobile era quella che portava i salari alla vita, al caro vita, no? Sì, esatto, equiparava i salari al caro vita, quindi se la roba aumentava di prezzo, aumentava anche la paga. Diciamo che una volta avere una forza lavoro, scusate, il tempo una forza lavoro enorme. Con scioperi molto partecipativi, diciamo, molto che la gente partecipa, perché adesso le fabbriche sono ridotte ai 15, 20, 30, chi è che ha la forza più di far valere? No, sai cos'è, Mauri? Si scioperava anche per i diritti, per il salario. Sì, ma quando una volta si stava a 1000 dipendenti, voleva dire una sola fabbrica a 1000 dipendenti, altre fabbriche 1000 dipendenti. Adesso sono tutte fabbriche. Significa, sì, c'era lavoro per tutti. Sì, ma oltretutto era difficile, cioè, fermare. Se c'era qualche cosa ci si metteva tutti d'accordo, le varie famiglie, mille di qua, mille di là, si creava una bella cosa e allora il padrone era più disposto a scendere a parti, diciamo. Adesso il padrone
con pochi dipendenti ti chiama la polizia e ti chiude. Per dire, no? Per far capire. Senti, però chi è che oggi sciopera per il salario? Su. Vabbè. Prendiamo la videocamera. Sì. Sì, no, capisco Mauri. È importantissimo il discorso. No, io ho fatto un discorso per far capire, visto che siamo su il discorso è sul sito di lavoro. E bisogna che torni il lavoro. È quello. Insomma, lì è una cosa che. Allora, bellissimo. Abbiamo il laghetto con i Germani reali. Mm. Abbiamo praticamente il maschio tutto colorato, la femmina marroncina, germano, castano, stanno tutti lì, poi andremo un po' a vederli. Ma qua la cosa che ci interessa di più di questo parco è la panchina più lunga. Questa del panchina mondo. Qui a serpentone, vedete che fa il giro questa di tutto panchina, il parco, è la panchina più lunga del mondo. Questa, adesso leggo tutti, leggo, mi siedo e leggo. Com'è la panchina più lunga del mondo? Appena trovo dove l'ho messo. Allora, dove? E l'ho perso, naturalmente. Eccolo qua. Panchina più lunga del mondo. 208 metri di panchina. 1800 stecche di legno. 25.000 viti. E 500 gambe di ferro. Sì, guardate qui, perché fantastico, è ostia. La cosa bella è che è ineguagliabile questo record, nessuno ci arriva, perché se qualcuno superasse il record di 108 metri di questa panchina si può ancora allungare e quindi ovviamente questo record sarebbe nuovamente, verrebbe di nuovo qui, perché da 208 metri quella parte lì potrebbe in futuro legare con un'altra panchina che sta dietro di là e quindi allungare e diventare 500 metri di panchina. E oggi visitiamo questo giardino dove c'era la fabbrica del Alfa Romeo. Ok. I germani arrivano, sono germani. E quindi Mauri, il maschio, quello tutto colorato, e le femmine. Il grosso della femmina, vedete? Sì, sì. Si vede perché la femmina è grigia, ma è piccola. E poi i maschi sono tutti colorati, con la testa verde, e il corpo, la testa verde, il corpo praticamente grigio e marroncino. Mentre le femmine sono tutte sul marroncino. Perfetto. E adesso, bene, ci dirigiamo a vedere tutto il giardino. Continuate a seguirci, cari amici. E cari amici, non poteva mancare, bellissimo, sopra la collina, il monumento al DNA. Molto bello, va. Una cosa singolare, molto innovativa, veramente, perché il DNA è stato scoperto nei decenni scorsi. Fantastico, sopra la collina del portello che raccoglie le macerie della vecchia fabbrica, hanno fatto questo monumento sopra la collina che spazia sopra Milano. Da Milano da bere, Milano da bere. Ragazzi, e adesso andremo ai giardini del tempo. Sì, sì. Oltre. Sì, sì, fantastico. Ma allora quindi cosa racchiude questa esperienza di giardino? Molto interessante, qualcosa di molto bello. Il lavoro anche. Il lavoro, certo, sicuramente, quello che c'era. E poi quello che c'è adesso che. E lì abbiamo anche la. Abbiamo la fiera Milano. La fiera Milano, prendo la borsa perché sennò. No, tenevo la borsa con me perché non si sa mai. Una è questa qui, la vecchia fiera, che è la fiera Milano City del Portello, e l'altra è spostata a Rodi, dove una volta facevano l'Expo. Dove Mauri hai anche lavorato. Dove lavoro, sì, io ho lavorato bellissimo. Qui, lavoro attualmente anche là. Però soprattutto qui ogni tanto vi cavolo. Quindi il mondo del lavoro, bellissimo. È molto bello. E tutto quel palazzo lì è la fiera, tutto quel fondo di là sì, è la fiera. Sì, bellissimo, fantastico così. Cari amici, Milano
dalla collina del Partello, fantastica. Col panorama siamo al tramonto del 7 dicembre 2022. Vedete? Bella Milano dell'Alto di questa. Cari amici, ecco qua il giardino del tempo. Questo qui è questa zona qui, come vedete, che parte da là, sì, no? Che si sale, sì, su, sopra quella collina, alberi, arriva fino qua giù, che questo c'è il giardino, il parco giochi. Comunque qua si può vedere, adesso è un po' buio, però ormai siamo alle 5 di sera, siamo d'inverno, e qui vedete, qui soprattutto quella collina lì, giardini del tempo, ecco, con tutte, e lì la luna è incredibile, ecco, che bello luna. cari amici, diceva prima il buon Mauri, il giardino del si tempo, vede buio, infatti siamo venuti anche se è buio, perché i giardini del tempo sono tra le piante, tra un sentiero nelle piante, ricordare il passato, il presente e il futuro che verrà, accompagnati dalla luna ormai. E qui possiamo vedere addirittura l'inizio del sentiero, e qui in questo sentiero ricordare, rimembrare passato, presente e futuro, tra varie specie arboree, quindi tutte queste belle piante che allietano questo sentiero. E infatti abbiamo il sentiero con addirittura a quest'ora una bellissima luna, sempre che non ci chiudano dentro ai giardini, però veramente il sentierino addirittura allietato tra varie piante, tra varie piante molto belle, il sentiero allietato a quest'ora tarda della giornata, allietato addirittura dalla luna. E rimembrare, ripensare passato, presente e futuro. Gennaro Gelmini e il Mauri del Mauri Kennel al 7 dicembre 2022 dal Parco Partello dell'Ecce Alfa Romeo. Mauri, bello, ci siamo abbiamo riusciti. La luna, abbiamo i palazzi, quelli grossi, delle tre torri. Delle tre torri dove c'è poi il City, la Fiera Milano City, la Fiera Milano City. Fiera. E potremmo dire come ai vecchi tempi, Mauri, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Seguiteci, cari amici, like e un super like. Seguiteci. E qui dietro i giardini, i grandi palazzi della Milano. Il bellissimo, strepitoso treno, la carrozza che ricorda la ferrovia Valmorea Valle Olona, il mito. E adesso vediamo dall'altra parte la stazione. La stazione dei treni della Valmorea Valle Olona, qui Castiglione Olona. E il bello della Valle Olona, di quello che fu e di quello che potrebbe essere un giorno. Una ferrovia veramente eccezionale. Castiglione Olona, adesso vediamo il borgo, in pratica una parte, diciamo, di Toscana, isola di Toscana in Lombardia, perché abitava un tale Branda Castiglioni che era toscano.
ditta fina. Fantastico, cari amici. Questa era una ditta che faceva la carta, una cartiera. E questa è una caldaia della ditta della cartiera qua a Castiglione Lona. Siamo veramente dentro la storia, in tutto e per tutto. Sempre naturalmente a fianco del mitico fiume Lona, che si può vedere qui a fianco alla fabbrica. Questa è la cartiera vista sull'esterno mentre il Mauri fa una live. Quella è la galleria dove passava il treno. Qui tutta la ferrovia che adesso è diventato un sentiero. E qui il fiume Lona, che anche in un periodo di siccità che stiamo vivendo adesso, è sempre con l'acqua, ha sempre l'acqua. È qualcosa di veramente unico, perché c'è sempre l'acqua. Sì, ma che bello, un po', bah, insomma, però, no, no, bello, qui si pesca anche, eh. È incredibile. Qui si pesca. C'è l'acqua con tutto. Là c'è una nocchetta, là in fondo, ma lì c'è... No, ma... Quello lì è un sacchetto, ma in fondo là si vede una nocchetta. Boh. La vedo io. Ferma l'occhetta, boh. Vista, ma è ferma. E qua la parte... Si vede che sta raccovando le uova, Mauri, quel uccello lì. E questa è la parte proprio della valle, del fiume Lona. Notare la siccità, non ha scalfito nulla qua. Qui le sorgenti sono perenni e l'acqua c'è sempre, incredibilmente, in qualunque stagione, in qualunque momento, con qualunque situazione. Ah, ecco! Bellissimo! Mauri, ho trovato un uccello! Un fiume fantastico. Guardate, sono in due. Uno qua e l'altro dall'altra parte del fiume. La porta della città. Il palazzo Branda Castiglioni, che adesso è sede di museo. C'è un bellissimo lettino del Branda, e chissà che proprio da quel nome deriva la Branda. Perché io direi il primo lettino a molle con dentro lana di capra. Quindi il primo lettino, diciamo. Un bellissimo palazzo e la parte storica del paese. Il Branda Castiglioni dalla Toscana chiama pittori, scultori per fare queste cose di pregio, che poi andranno ad aprire anche botteghe d'arte dove i lombardi impareranno la stessa arte. Thank you.
Il gigante, un gigante davanti alla chiesa della collegiata. Abbiamo questo gigante scolpito che fa pensare. E qui negli anni 80 hanno fatto anche uno scavo per vedere cosa c'era nel fondamento. E guardate che incredibile. Indovina cos'è mai capitato qua, cosa è successo in questo posto. Allora, cari amici, vedrete questi bellissimi alberi. Dietro, Mauri, abbiamo addirittura dove coltivano gli abeti per fare rimboschimenti dove c'è stato qualche incendio, fanno rimboschimenti con quegli abeti lì che vediamo. Siamo in Dinolone, bellissimo posto, 23 febbraio 2022. Mauri, com'era? Una giornata di primavera. Una calda, giornata che ci si può rilassare. Bene. Quello che sono qua in maglione, ma devo dire che sto bene. 22 gradi. Siamo a... Allora, in Dinolone, questo posto è così tranquillo, enormemente tranquillo. Cosa è successo una settimana fa? Che è successo? Vediamo un attimo. Che? Non ho capito. Due fuggitivi si stavano nascondendo, sono stati assoluti. Due fuggitivi. Allora, cari amici, siamo qua a zona San Pietro di Dinolone, c'è il cimitero. Zona così tranquilla, invece, due che erano scappati dal carcere. Quella famosa storia delle lenzuola. Ah, ho capito. Si sono calati con le lenzuola e sono scappati al cimitero qua di Dinolone. Questo cimitero che è simile, diciamo, al Monumentale di Milano, ma Ciacchini, lo stesso architetto del Monumentale, sì, è nato qui. L'architettura un po' richiama quello. E che non possiamo far vedere dentro perché non si può qua riprendere, perché è un cimitero privato, sì. Non è monumentale, però... E poi stiamo comunque, allora, la situazione qual è? E quindi poi c'è anche Gaetano Crugnola, altro scienziato, ha costruito le ferrovie in Svizzera, anche in Francia, in tutta Italia, così. E è nato anche lui a Dinolone. Quindi Maciacchini, Crugnola e poi anche chi c'era, Mauri. Allora andiamo a vedere la carta. Io non riesco a vedere tutto. Comunque, cosa ne pensi che due vasi erano qui, Mauri? Incredibile ma vero, che potevano essere qua. Ma purtroppo è successo. È successo. Allora, l'altro è Luigi Ganna, il vincitore del primo giro d'Italia. E sono nati qui a Dinolone, in provincia di Varese. Qui devo dire che, insomma, Carlo Maciacchini, cioè, questo paese ha dato in Italia persone veramente... Siamo un paese così, ma... Carlo Maciacchini, Gaetano Crugnola, Luigi Ganna. Interessantissimo. Qui sono persone veramente che hanno fatto lustro del paese, anche dell'Italia nel mondo. E qua abbiamo anche dei ciliegi che ormai sono in fiore. Il caldo che fa, sono sbocciati di sicuro. Che bello. Questo dimostra anche che sì, la primavera, cari amici, è già iniziata. Si continua, cari amici, è una bellissima villa urbex. Delle bellissime piante grasse rosa per il sole che è andato su da verdi, le ha fatte rosa. E su tutto il muro. Cari amici, numero uno è Mauri. E Mauri, cosa avevi immaginato? Quindi? Qui era una cabina dell'Ener che poi è stata fatta a casettina
evidentemente sembra perché quasi ricorda un po' quel discorso lì della cabina aerea. Sì, sembra quasi una casa stile tipo di montagna, un pochino stile anche Liberty, diciamo, con la torretta, ma in realtà la torretta potrebbe essere un'ex cabina dell'Enne che poi a turno ci hanno fatto questo. Sì. Hanno rilassato perché è troppo. Perché ci somiglia proprio. Ci somiglia. Ci somiglia anche di sopra. Una casa così. Con la cabinetta sopra. E adesso allora andiamo a vederla. Cari amici, venite con noi in questo bellissimo posto. Questo è il bagno come nuovo, appena pulito. L'abbiamo qui c'è la vasca per bagnarsi. Apposta per averlo bello pulito durante l'urbex, per non fare figuraccia. Lì c'è qualcosa qua dentro. No, spazzatura. Sì. Ah sì, questi barlotti che nessuno viene a prenderli, venite a prenderli, fagioli barlotti al butolino. Sì, sì. E qua qui dove mettevano, e qui dove mettevano magari la posta, qua non so, mettevano le chiavi. Anzi no, qui poteva esserci o la posta o le chiavi. Sì, la posta. Roba di altri tempi, Mauri. Qua un bellissimo telefono. Se volete chiamare, ma quanto mi costi, ma quanto mi... Qua non costa niente il telefono perché direttamente non funziona e basta. Così siete a posto e non pagate. Qui ci sono tutte le sedie sgangherate. Vedete, qui è venuto giù tutto il tetto lì su in parte. E marcio, soffitto, qui c'è. Qua. Qui per esempio, qui c'era una stufa. Ah, sì. Vedete? Probabilmente anche è stata fatta una stufa a pelle, secondo me, qua. O qualcosa. Perché questa altezza qui è di stufa a pelle. Sì, sì. Ah, caspita. Bene, bene, Mauri, che te ne intendi qui, pure qui, tu. Vedi che qua hanno spaccato qua. Vedi che hanno spaccato qua. Volevano ristrutturare. Hanno messo una stufa a pelle qua. Sì, sì. Forse questa casa è abbandonata da circa 10 anni, più o meno, 10-12 anni. E i lampadarietti? Questi qui li hanno smontati, erano appesi su, vedi che lì è certo. Vedi questa qui è l'impianto di una stufa a pelle. Qui vedete che hanno spaccato il muro? Perché probabilmente qui, ma non c'era questo coso qua, è stato fatto, non c'era qui la stufa. Probabilmente era più in alto la stufa. Qui c'era una porta. Oh, una porta! Vedete? C'era una porta e questa porta è stata, secondo me, murata. Ma hanno cambiato tutto. Bene, bene, andiamo di sopra lì, allora. Anche lì, un mobiletto! Un mobile come nuovo, cari amici! No, sempre che ti dico stufa a pelle, Jenny. Perché sì, la mia ex compagna aveva fatto... Sì, ma anche un amico mio. Caffè, sì, proprio fuori del muro. In campagna, sì, sì. Così qui. A quell'altezza lì. Qui probabilmente quelli che ci hanno abitato in maniera abusiva, magari. Ma magari, sai cos'è? Hanno riadattato abusivamente... Una centralina dell'Enel. Io non lo so cos'è che era, ma secondo me... Un mobile a muro. Un mobile a muro. Però qui c'era una porta. Vedi che... Vedi? Ecco, vediamo bene. Ecco, vedete, cari amici. Vedi che hanno... C'era una porta. Hanno chiusa. Bene, bene, continuiamo allora. Allora abbiamo la parte di sopra. E lì vai tu che... Può essere interessante. Vuoi che ti illumino un po'? Beh, vai tu, lì, qua tanto, sì, sì. Mauri, sì, vado su a... E qua... Se riesco a passare, c'è praticamente dove sembra sempre qualcuno che dorme, invece sono delle coperte. Qui abbiamo la parte del sottotetto... che una parte ha ceduto e poi lì un po' così e abbiamo anche tutta la visuale
sul bosco. Ecco. E vediamo la parte bassa. Ci sono delle scale minuscole, incredibilmente piccole, delle cosine incredibilmente perdute. Veramente una cosa. Non luce perché non vedo qua. Sì, però sono delle piccole scale, allora gigantemente piccole, strette da far paura. Cari amici, e qua abbiamo un lavabo. Qui abbiamo poi di qua una bella stanzetta con per raccogliere i vimini, il camminetto, qua un mobile a cassapanca in cui abbiamo trovato un giornale che cita l'impiego dell'energia nucleare è possibile, con l'impiego... È 69 sul giornale? Sì, il mercoledì 3 dicembre 1969. Negli anni 60 sul giornale. Con l'impiego dell'energia nucleare è possibile prevenire terremoti. Incredibile. Boh. E qua delle volte rosa, una sedia quasi ancora usufruibile, se si può sedere. Ma se non c'è ancora. Ma c'è pericolo, è sicura, è sicura. Vedete, cari amici, non sono ancora morto, è sicura. Mauri, com'è nuova questa casa? No, buona, buona, per l'amore di Dio. Perfetto. Perfetto. Quello che si può fare. Oggi è il 23 di febbraio 2022. Benissimo, cari amici, a presto. Ci vediamo così almeno col camminetto. Sempre mi raccomando, Gerla e camminetto, mi raccomando, ciao cari amici. Qui al lavabo sembra che la luce sia ancora buona, anche se non c'è più l'elettricità. Qui abbiamo il roccolo del nasone perché sembra proprio di vedere una casetta col naso. È incredibile. Sì. Mauri, com'è? È proprio qui col naso. Proprio sembra un naso, è il nasone, la casa del nasone l'abbiamo chiamata. Non che sia la mia casa, perché qualcuno mi chiamano il nasone. È a naso proprio, ma sembra proprio una faccia. Allora, la bocca, il naso, gli occhi, è una cosa... la testa. Cioè, coglie l'occhio che sembra proprio un naso quello lì, un naso di quelli... Andiamo a vedere quello che rimane, un roccolo di caccia, gemella della casa torre che sta lì. E di qua questo roccolo. Rimasto proprio ai tempi della caccia. Sì, sembra che c'è un naso, il nasone. Dove è scrostata. Vediamolo anche sulla parte di là, allora. Vediamo un attimo di là. Qua proprio sembra un nasone con la bocca. E vediamo su questi scalini, salendo le scale. Qua c'è la parte bassa, la cantinetta, e qua salendo poi c'è la parte dove si stava, la parte principale col camminetto, e insomma naturalmente ciò che rimane. Thank you.
cari amici, facciamo una rapida perillustrazione di una bella villetta sperduta nel bosco sopra i monti di Varese. Stile montanaro, stile di montagna, anche tutte queste parti in legno, e sopra abbiamo dove praticamente la parte alta utilizzata per dormire, e vabbè, qua in questo momento per fortuna non ci dorme nessuno. Possiamo andare alle cantine, che appunto c'era qualche grado di temperatura in più, quindi non è la prima volta che per badare alle riprese poi faccio dei scivoloni. Per chi mi segue, per fortuna non ho le ciabattine lì, ho delle scarpe migliori, perché si era conficcato praticamente un chiodo, ma tutto bene. E qui la cantina, si sposta, che l'acqua non scorre più, qua. Poi abbiamo dei ragni morti, vediamo, abbiamo dei bei ragnolini morti, cosa che capita, neanche loro lo registrano. Ah, perché abbiamo il bygone, quindi ai tempi i ragnolini morti sono stecchiti. Peccato, perché sinceramente è natura, qui è zona anche vocata per la natura, quindi... E qui la stanza del camino con la volta addirittura rosa, colorata di rosa, con i bei colori delle fattorie di una volta, che a volte abbiamo fatto vedere, anche di là la volta colorata di rosa. Qua sarebbe da ristrutturare e mantenere tal quale, perché è veramente bello. Le antiche sedie, che adesso la provo come nuova. Adesso vediamo se tiene, no, ma meglio non sedersi, perché non conviene, non so se una sedia così possa tenere qualcuno qualcosa. Un mobiletto a casa bianco! Non credibile! Incredibile, un giornale, la Prealpina, che è il giornale locale, del 3 dicembre 1969. Incredibile, cari amici. No, incredibile. Con le varie notizie, oggi al cinema, Roma, lo spettacolo, il calcio, la cassinetta, beh, anche il calcio locale, Antoniana, Audax, Gavirato, il calcio locale. Il cinema di Roma, Anna Moffe, Gianni Macchia, poi Varese, le cose del cinema, Tonino Valeri, poi qua se puliamo, con l'impiego dell'energia nucleare è possibile prevenire il terremoto. Un cestino per andare a funghi, quindi se vogliamo andare a funghi, questo è il posto adatto. Infatti, è il cammino dei bei ricordi, di quando la gente cucinava sul cammino la polenta e viandare, e si raccontavano le cose la sera. E immancabile la parte del piano. Qui adesso telefoniamo,
Pronto, pronto, abbiamo trovato un senza tetto in una villa unica al mondo. Venite, venite. E qui delle sedie che non so, se volete sedervi, naturalmente a parer vostro, questo è ancora in piedi. Però magari troviamo un ragno violino che ci dà una scotennata. No, c'è il ragno violino, eh. E se punge sono dolori, quindi questo bellissimo posto lì, ecco che è crollato un pochino. C'è un po', però è la parte del sottotetto. Infatti non conveniva andare sul sottotetto perché crollava un pochino. E quella è una bellissima finestra di quelle veramente fantastiche. Non so, non si apre qua. No. Non è bloccata. E niente, quindi questa esplorazione al 1 febbraio 2022 da Gennaro Giannini. Sono venuto qui con gli amici, naturalmente legherò il video magari con i video vari così, un saluto al Mauri, torneremo con il Mauri qua, e questa è una casa per i denti belli, doveva essere veramente stupenda. Abbiamo una lampadina ancora funzionante, antica. Lampadina funzionante antica, incredibile. E abbiamo la polvere ancora, forse battericida per gli insetti. Qua naturalmente in mezzo al bosco, immaginate qua quanti ne trovavano gli insetti. E insomma, interessantissimo. Bene, 1 febbraio 2022, da Gennaro Giannini. Ringrazio gli amici che mi hanno portato qui sopra Varese, sopra le colline di Varese. Ah, poi abbiamo il bagno, nel caso abbiate bisogno, però io non capisco il bagno con tutto il la possibilità del bosco, di andare nel bosco. Però c'è il bagno, c'è addirittura la vasca da bagno, il lavandino, il lavabo qua, il gabinetto. Qua è rimasta qualcosa, ma sempre roba. Una scatola di fagioli che se per caso è ancora chiusa, se non vi viene, sì, buonissima, se non vi viene il butolino, se non avete paura che vi venga il butolino, potete venire qua a mangiarla. Ciao cari amici, a presto. Adesso che non c'è più vento è bello vedere anche l'esterno. Prima tirava un grosso palato di vento, adesso si è tranquillizzata la situazione. Ciao cari amici, a presto, ciao Mauri e a tutti quanti gli Urbex. Viva gli Urbex, perché anche questa arte, bisogna ristrutturare questi luoghi, assolutamente, perché sono luoghi stupendi.